Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della quarta settimana del nostro tempo di Pasqua. Beh, la liturgia della parola ci presenta un brano tratto dagli Atti degli Apostoli e qui abbiamo l'Apostolo Pietro che è reduce un po' da Cesarea dove aveva annunciato il Vangelo e aveva battezzato il pagano Cornelio. La gente un po' si lamenta del fatto che lui sia entrato in casa di pagani. Tant'è vero, poi Pietro racconta, più che fare un trattato teologico, racconta l'esperienza che ha vissuto, di quello che gli è accaduto e la visione che ha avuto, così come anche Cornelio in casa sua, che cosa il Signore gli ha detto di mandare qualcuno a Giaffa e far andare lì Simon Pietro. Tutto questo racconto ha suscitato che cosa? Ha suscitato nel popolo, in chi ascoltava lì, una glorificazione a Dio. Dunque anche i pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Beh, questo racconto è sfociato qui in questa glorificazione, ma certe volte i racconti che facciamo possono sfociare invece nel pettegolezzo, quindi nella mormorazione, nel giudizio. Invece Pietro è stato così nel discernimento che gli è stato dato come visione, anche come scelta di fronte a tutto questo. Lui chiosa dicendo: se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Riconoscere il primato di Dio soprattutto, non tanto le capacità di noi uomini, il fatto che abbiamo delle responsabilità e pertanto, ma riconoscere che siamo qui in questa terra cercando di fare la volontà di Dio per seminare bellezza e amore e santità, ovviamente. E allora, il brano del Vangelo, ancora una volta, ci presenta il capitolo 10 di Giovanni, Gesù che dice essere il buon pastore, lui che è la porta delle pecore, lui che dice in maniera molto chiara saper riconoscere come il pastore entra nel recinto della porta, se qualcuno invece sale da un'altra parte, un ladro, un brigante. Quindi chi entra nella nostra vita deve essere il Signore e noi siamo chiamati un po' a stare alla sua presenza, e non perché il ladro viene a rubare la vita, il Signore invece non è venuto a rubarcela ma a darcela in abbondanza e a darci una vera vita. Bene, vi auguro e mi auguro pure una buona e una santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.